Ciao a tutti ragazzi, oggi sono io, sono Rector e oggi vi presento un nuovo programma che vi servirà per chi segue il live in Twitch. Qui il programma si chiama IncrediMail e vi metto il sito sotto la descrizione. Ovviamente dovete solo scaricarlo, basta pigiare e andare sul sito, pigiare download. Dovete scaricarlo gratuitamente, dato che è un programma gratuito. Poi, dopo, quando avete finito di scaricarlo, dovete installarlo. Dopo aver installato, vi arriva questo icone del programma. Welcome. Dovete solo aprirlo. Io ho questa specie di schermata perché mi sono già registrato, cioè ho già registrato il mio email, che è questo. Voi quando ecco avete visto questo messaggio, lui vi informa attraverso questi tipi di messaggi. Vabbè, questo parliamo dopo di questo. Praticamente voi dovete registrare, dovete dire prima di tutto che tipo di email avete. Io, dato che ho un Yahoo, avevo detto che ho un'email Yahoo. Poi dovete mettere il vostro indirizzo di email. E lui praticamente ogni volta si connette alla vostro email e vi porta tutti i mail qua e vi dà una segnalazione che l'email è arrivato. Ora, il programma c'è anche in italiano, ma io l'ho installato in inglese. Se fate questo qui, che sarebbe portami tutti i mail nella lista, lui vi porta nella lista. Potete anche cancellare. Basta verso, dovete selezionarli e basta pigiate cancella, vi cancella, ma vi cancella solo dal programma, non vi cancella dall'email vero e proprio, quindi vi consiglio, se avete troppi email, di cancellarli. Poi qui ci sono i contatti per mandare email facilmente dal programma, ci sono le notifiche, che notifiche servono. Cioè, è un messaggio di notifiche, ho preso, messo questo qui che dice Messages Waiting. Potete mettere anche altri tipi di notifiche, per esempio questo, You've got an email, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, se volete sapere qualcos'altro su questo programma, basta che scrivete nei commenti. Da Rector è tutto, arrivederci alla prossima tutorial di qualche altro programma più figo. Quindi, ciao a tutti.